Con l'Avezzano impegnato in uno dei due anticipi del sabato contro l'Atletico Ascoli, sono tre le abruzzesi regolarmente in campo di domenica. Al Gran Sasso d'Italia Itolo a Concia si gioca una partita tra squadre deluse dell'ultima giornata. L'Aquila ha bisogno di riscattare la sconfitta inaspettata di Sora e riceverà la Forsempronese, sempre ostica, benché arrivi da due KO di misura. Prima di quello col Chieti, raggiunto anche quello in casa del Matese, sempre per 1-0. La squadra marchigiana ora è a metà classifica e ha solo 5 punti di vantaggio rispetto alla zona play-out. A complicarne i piani la pesante squalifica di Conti, riferimento del centrocampo, out per 4 giornate. Non ha particolari problemi di formazione Cappellacci, che potrebbe ripartire dalla base della squadra che ha perso a Sora, pur creando tanto. Semmai ai suoi calciatori il tecnico di Tortoreto chiederà di entrare subito in partita e imporre il proprio maggiore tasso tecnico. Intanto ha preso il via due giorni fa la campagna di Equity Crowdfunding, partita con il piede giusto. In 48 ore si è arrivati a ridosso dell'obiettivo minimo della raccolta di 150.000 euro, trainata anche dalla progettualità del nuovo stadio. Gioca in casa anche il Chieti, che ospita il Riccione allo stadio Angelini. La cura Luiso comincia a sortire i suoi effetti. Dopo la batosta di Fano sono arrivate due vittorie di fila ed ora il Chieti punta al tris per rimettere nel mirino la zona playoff. Mancherà la Ziz, mentre rientra Forgione. Il mister ci ha portato innanzitutto tutta tanta semplicità, perché comunque lui esige molto a livello caratteriale. Infatti io credo che in queste le ultime due partite abbiamo cacciato tantissimo carattere fuori, forse quello che è venuto un po' meno in questi negli ultimi mesi. Quindi più che a livello tecnico, ti ripeto, lui ha saputo toccare le corde giuste e è riuscito a far cacciare il meglio a ognuno di noi. Riccione comunque, ricordiamoci che è stato costruito per i piani alti della classifica, quindi adesso la loro posizione può ingannare, ma comunque noi abbiamo preparato al meglio e stiamo preparando al meglio la partita di domenica, e già sappiamo che comunque è una partita difficile, perché Riccione ha in rosa giocatori veramente di qualità. Dopo l'impresa di San Benedetto del Tronto, seconda trasferta di fila sull'Adriatico per il Notaresco, che giocherà al Cannarsa di Termoli contro i Molisani, impegnati nella lotta per evitare i play-out. Gara difficile, ma che la squadra di Bruno può giocare con la tranquillità di chi, coi tre punti della Riviera, ha centrato l'obiettivo stagionale della salvezza e può coltivare quello rinnovato dei play-off. Con Di Bartolo non al massimo, probabili Daloia e Francofonte in mezzo al campo, davanti con Scipioni e Bonfiglio, ballottaggio Carnevali-Belloni, con l'argentino che potrebbe anche rifiatare in vista dell'infrasettimanale. Nel Termoli assente Ciao.